un lavoro allora, quando io mi sono laureato, 3 anni, da quando pigliavi il cristallo a quando usciva il lavoro su American Airlines, 3 anni. Il lavoro del cristallografo negli anni 60 era fisicamente impegnativo. Le tecniche fotografiche di misura dei dati di diffrazione richiedevano l'impiego di un tempo umano sterminato, scelta e centratura dei cristalli ai raggi X, preparazione e sviluppo dei fotogrammi, indicizzazione e lettura dei medesimi con metodi visivi o fotometri manuali costavano, giornata dopo giornata, intere settimane. I calcoli dei fattori di struttura e degli sviluppi in serie di Fourier, effettuati tutti con calcolatrici meccaniche, regoli, tabelle, strisce di Beavers-Ellipson, impegnavano tutto il gruppetto dalla mattina alla sera per altre settimane, giornata dopo giornata. Vivevamo infatti tutti, giovani e meno giovani, in un'unica grande stanza, arredata solo con alcuni grandi tavoli, con scaffali di profilato metallico riempiti di carte alle pareti, organizzati in una catena di montaggio, come una volta i matematici che, prigionieri nel castello di Tycho Brahe, utilizzavano le formule ancora segrete della prostaferesi, mettendo insieme via via i contributi al calcolo preparati dai singoli. Ogni tanto qualcuno si sottraeva per mezz'ora alla catena di montaggio per andare a sviluppare dei fotogrammi e a ricaricare con nuove pellicole le camere di Weissenberg e di precessione. Qualcun altro, vicendevolmente, era invece esiliato nella stanza accanto, tenuta in penombra, per il suo turno di lavori forzati a valutare l'intensità dell'annerimento di numeri puntolini in lunghi filari sulle pellicole già indicizzate. Ripigliare i dati in Weissenberg di un cristallo andava dai 4 ai 6 mesi. 4-6 mesi. Dopodiché avevi la valutazione dell'intensità sulle pellicole impressionate. E cosa vuol dire? C'era uno strumento che si chiamava microdensitometro. Prima dovevi fare la mappa con l'indicizzazione Hall dei riflessi e tutto quanto. E poi c'erano le due manovelle, ti spostavi lungo i filari, andavi con il pennello di luce sulla macchia, vedevi l'annerimento 50, poi ti spostavi a destra, a sinistra, pigliavi i due fondi e scrivevi su un foglio. Riflesso 110, top. 120, top, e così via. E anche questo durante 2 mesi buoni, E ti vi assicuro. Dopodiché, quelle che oggigiorno non sapete neanche che si fanno, le correzioni per il Lorentz, polarizzazione, tutte quelle robe lì, si facevano a mano, si calcolava, ma non c'erano questi super computer dove il mio telefono, ecco, questo qui è pari a 3 computer di allora, taggeggio, e si facevano a mano, carta, penna e calamaio, somma e con la macchina meccanica. A quel punto arrivavi ad avere finalmente le intensità corrette, o cosiddetti F quadri, e lì nasceva il problema della fase, perché purtroppo quando fai la radice quadrata dell'F quadro hai più o meno F. E cosa gli metto? Più o meno. E allora ti calcolavi la Patterson, poi cominciavi a ragionare sulla Patterson, se il buon Dio ti aiutava dopo qualche mese, trovavi perlomeno qualche vettore che ti dava una distanza, non so, calcio calcio, ferro ferro, quel che è, pigliavi la coordinata, facevi il primo calcolo di Fourier e così via, poi andavi. C'era però il momento magico in cui tutto questo produceva la nuova mappa di densità elettronica. I fogli con i vari sviluppi parziali venivano infine sommati insieme e i valori riportati su un foglio predisposto con un'opportuna maglia, in modo che sul rosso uniforme del fondo risaltassero in blu o nero le zone positive. E avevo a disposizione una vecchia Precession, una Weissenberg, e soprattutto c'era il famoso 1620 di cui ha parlato Cannillo,
che era un calcolatore con 20K di memoria e che ci permetteva in qualche ora di fare un calcolo di fattori di struttura e con molte altre più ore di fare una serie di Fourier o di Patterson, insomma. Queste serie di Fourier e di Patterson, una volta stampate su lenzuoli di carta, venivano stesse su un tavolone. I vecchi fiorentini si ricorderanno, noi vivevamo in una stanza lungo via La Marmora in cui c'era un tavolone lungo. Questo del tavolone lungo deve essere una caratteristica dei vecchi cristallografi. E infatti su questo tavolone si stendeva queste stessate di numeri, diciamo, che poi col pennarello venivano circondate, fatte le curve di livello, eccetera, eccetera. Bene, le cose erano ben diverse. Però con questo mica, io sono felicissimo che per voi non ci siano più tutte ste menate, veramente. Però devo dire che dal mio punto di vista quelle menate mi hanno fatto capire molte cose della cristallografia.